Abbiamo chiesto al governo di risolvere le due grandi emergenze, quella sanitaria, quindi tutela della salute di tutti i cittadini italiani, al nord e al sud. Manca materiale sanitario, mascherine, guanti, camici negli ospedali, tanto del nord quanto del sud. Mancano anche le bombole ad ossigeno. Abbiamo ricordato al Presidente del Consiglio che c'è addirittura un mercato nero delle bombole ad ossigeno fuori. Poi c'è un problema che riguarda la tutela della nostra economia. Ci sarà una ripresa, noi ci affidiamo ai tecnici, agli esperti, agli scienziati. Non tocca alla politica dire quando finisce l'emergenza pandemia. Certamente bisognerà far ripartire il nostro sistema economico. Siamo la seconda potenza industriale d'Europa, quindi non possiamo bloccare il nostro sistema produttivo, e proprio per questo abbiamo chiesto abbiamo proposto noi un piano da 100, almeno 100 miliardi di euro. Lo Stato deve fin da subito garantire le banche affinché possano fare prestiti ponte alle imprese, non fra molti giorni, subito, e garantire anche il pagamento della cassa integrazione e tutelare anche altri settori che sono stati dimenticati nel primo decreto. Ne abbiamo citati molti, da partire dalle partite IVA, ma anche settori dimenticati. Nel mondo dello sport sono circa 5 milioni di persone che dipendono, sono non professionisti, non parliamo dei grandi atleti, del mondo che lavora attorno a palestre, piscine, impianti sportivi, sono lavoratori. Bene, noi chiediamo che ci sia un aiuto da parte dello Stato, una copertura, una garanzia. Non abbiamo saputo ancora le cifre, ci hanno detto che ci sarà un decreto, ma noi vogliamo sapere a quanto ammonterà questo decreto per garantire. Porremo il problema oggi pomeriggio in aula a Montecitorio, abbiamo detto rispondeteci fin da oggi pomeriggio in maniera concreta. Siamo disponibili, i nostri parlamentari al Senato saranno già al lavoro da subito, però la concretezza e la disponibilità deve avere una risposta da parte dei nostri interlocutori, della maggioranza. Non bastano incontri, sia pur cordiali, ma serve vedere quanto vuole la maggioranza far uso delle nostre concrete proposte, soprattutto il quanto non è ancora molto chiaro. Anche sul tema europeo abbiamo detto insistiamo non soltanto con la Banca Centrale Europea ma anche con la Banca Europea degli Investimenti, che può emettere dei titoli da far acquistare alla Banca Centrale Europea per poi realizzare infrastrutture piccole, medie e grandi per far rilanciare il Paese.